Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan brioche con spinaci e salsiccia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono, per l'impasto, farina di tipo 00, farina di tipo Manitoba, lievito di birra fresco, patate lesse fredde, uovo, zucchero, latte, sale e burro. Per il ripieno, uovo, spinaci lessati strizzati, salsiccia sbriciolata, parmigiano, scamorza. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando l'impasto. Mettere nel boccale il latte, il lievito e lo zucchero. Ed azionare il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di tipo 00. La farina di tipo Manitoba, le patate, l'uovo, il sale e il burro. Ed impastare in modalità spiga per 6 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. L'impasto è ben lievitato, trasferire su un piano di lavoro rivestito con carta da forno ed infarinato. Spolverizzare con della farina. Estendere con il mattarello formando un rettangolo. Sbattere un uovo e spennellarlo su tutta la superficie. Effettuare dei tagli sulla parte alta del pan brioche. Polverizzare con il parmigiano grattugiato . Mettere gli spinaci . La salsiccia e il formaggio. Arrotolare con l'aiuto della carta da forno. Chiudere le parti finali. E trasferire su uno stampo a ciambella da 30 cm ben infarinato e imburrato. Spennellare la superficie con il tuorlo sbattuto con il latte. Lasciare lievitare
per un'ora in forno spento coperto con pellicola trasparente. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il pan brioche, spennellare nuovamente con il tuorlo d'uovo e latte. Spolverizzare con i semi di sesamo. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi nella parte bassa del forno per 30-40 minuti. Il pan brioche è cotto, lasciamolo intiepidire prima di rimuovere dallo stampo e servire. Pan brioche con spinaci e salsiccia. Grazie e alla prossima ricetta!